Intendo se sta già bene il passaggio sulla neve. La neve non si è sciolta, si rimane all'ombra. Questo è suggestivo. Probabilmente qui quando c'è molta acqua e falatina si forma una cascata là. Senta che sfonda là. È dura? Angelo, qua scorre un ruscello. Sì, il sentiero va sotto, sotto di questo giottaino. Il posto è delizioso. Questo gocciolare l'acqua. Seguirti di questi rottamenti. Ti ricordi il sentiero? Vai basso. Che c'è? Beh, qui c'è l'opera dell'uomo sicuro. La mucchia di caramanico sopra il focalone e qui siamo nelle balze più trapiombanti, la dietro c'è l'eremo di Cantanocchio. Vediamo se possiamo trovare un sentiero da queste balze. Laggiù nella valle si intravede il sentiero che porta l'eremo di Cantanocchio, il fondo di San Benedetto. Numerose balze rocciose che ci sono qui in zona permettono degli scorci di panorama imponenti. Dove si innesta un altro sentiero che va verso la vecchia miniera. L'antico sentiero trovato è probabilmente percorso dai monaci.
È spettacolare. Questi spostamenti danno un aspetto al paesaggio unico. Ed eccoci sul posto, perlomeno la parte dove sono state fatte delle opere dell'uomo, per esempio. No, ma io vedo delle scanalature qui per lo scolo delle acque, che sicuramente è opera dell'uomo. E già sto vedendo dei fori dove venivano infissi sicuramente delle travi di sostegno alle pareti. Comunque queste scanalature qui, in questo sgrottamento, poteva essere la parte superiore su cui poggiava anche la copertura. Venivano dei fori che siamo sulla parte superiore della cella eremitica che adesso andiamo a vedere sotto. Dove abbiamo trovato qui fori e scanalature che denotano una costruzione superiore, più aerea, più elevata, ma in comunicazione con la cella sottostante. Ecco, Angelo mi sta presentando la cella eremitica di San Benedetto ed è molto molto emozionante ritrovare quello che resta di quest'eremo. Praticamente in comunicazione con la parte superiore non resta granché, ma stiamo parlando di costruzioni che ormai hanno secoli di vita e di storia. Qui l'eremo di San Benedetto ha dato il toponimo al ponte sottostante sullo Stento. Resta una misera costruzione in pietre, una scanalatura con un ripiano. Probabilmente la cella originaria poggiava su questo punto, che è anche il più largo e il più accolato. Questa è una quasantiera. Del diametro di 15 centimetri di l'altarino e qui il muro, resto di una costruzione più imponente che chiudeva a questa estremità la cella eremitica. Infatti ha una curva quasi a voler formare l'inizio di un tetto acuto. Una serie di altarino, è rimasta la traccia del ripiano e dell'acqua cantiera e una coppella curvata. Nel muro ci sono delle tracce di opera dell'uomo, sia come scalature sia come opera di sostegno di pali e scalature del tetto. La parte più bella anche altre opere, probabilmente era la copertura o il tetto di questo eremo. Sul fondo di quest'eremo una muratura a secco è quello che resta come contenimento della parte terminale.